Milano è il 24 di dicembre, la sera della la notte di Natale. Siamo all'Opera San Francesco per i Poveri e lei è il presidente di quest'opera da 12 anni, Maurizio Annoni, che dirige questo bellissimo centro. Mi diceva che qui servite 2000 e oltre pasti al giorno, pranzo e cena a tutti i bisognosi, quindi il vostro servizio è sempre per assistenza ai poveri. Mi diceva prima lei che ci sono anche degli anziani pensionati che arrivano qui da voi verso la terza settimana del mese. Sì, dunque allora il nostro è un centro di prima accoglienza che risponde ai bisogni primari della persona, ossia il bisogno di cibo, il bisogno di cura nell'igiene personale e anche di cura medica. Al nostro interno appunto abbiamo quattro servizi importanti, che sono appunto la mensa, il servizio di docce, il servizio di guardaroba, nel quale intendiamo un cambio di vestiti, e l'ambulatorio medico, e in più c'è anche un quinto servizio, che è l'area sociale, che ha un compito specifico di monitorare le situazioni più difficili e soprattutto di orientare al lavoro chi eventualmente fa domanda di lavoro, e anche di presiedere a 14 appartamenti che noi abbiamo a disposizione e che utilizziamo per inserire le persone più in stato di bisogno, che hanno bisogno di essere protette in un alloggio. Ecco, chi viene da noi è una popolazione certamente eterogenea, tra queste appunto ci sono anche gli anziani, persone che avendo un minimo di pensione vivono quello che i sociologi chiamano il fenomeno della terza o quarta settimana, cioè non sono in grado di arrivare alla fine del mese con la loro capacità di reddito, e di conseguenza rinunciano a quelle che sono appunto le spese di cibo, vengono quindi alla mensa per poter far fronte alle altre spese importanti, che sono appunto l'affitto, le utenze o altre spese sanitarie che devono sostenere. Quindi che anche noi ospitiamo, accogliamo, cioè soprattutto dei genitori, dei papà che non riescono appunto a sostenere, anche pur avendo una capacità reddituale, non riescono a sostenere le spese e ricorrono a noi soprattutto per la mensa o anche per il servizio docce, tanto magari diversi di questi non hanno neanche una soluzione abitativa. Per questa notte di Natale il menù? Ma il menù cerchiamo di fare un menù che sia innanzitutto apprezzato da tutti, e quindi un menù che vede degli agnolotti, poi c'è un secondo di carne con due contorni, poi la frutta, un succo di frutta e poi anche il tradizionale classico panettone. Quindi domani so anche che date un regalo a tutti. E diamo anche un regalo a tutti, diamo, visto anche le condizioni di freddo, diamo un cappellino, e poi ci è giunta una donazione di dolciumi, diamo insieme, abbiamo preparato un sacchetto che contiene un cappellino di lana e una serie di dolci. La vostra opera è un onlus che da 51 anni opera in questo spazio, in Viale Piave al 2. Sì. Corso Concordia, Viale Corso Concordia, angolo Viale Piave al 2. Però certamente dobbiamo ringraziare questo esercito, piccolo esercito di volontari che danno appunto sempre la loro disponibilità per far sì che le porte di Opera San Francesco tutti i giorni si aprano per accogliere appunto i poveri. Si sta discutendo in questi giorni, visto l'ultima manovra che il governo tecnico in Italia ha portato appena deliberato, la discussione sul pagamento dell'ICI da parte delle chiese, delle proprietà e degli immobili di proprietà del Vaticano. Lei che cosa ne pensa dal proposito? Io credo che innanzitutto il nostro, almeno mi riferisco a Opera San Francesco, non entro nel merito diretto del problema, che è un problema molto più ampio. Sì. A mio giudizio, certamente come Opera San Francesco noi facciamo unicamente un servizio sociale, perché è un servizio che facciamo alla città di Milano,
noi non chiediamo, non chiediamo niente alle istituzioni, e viviamo in modo autonomo con, attraverso le offerte dei benefattori, attraverso i lasciti ereditari, attraverso le donazioni in natura, ma io credo che sia un argomento sul quale bisogna mettersi a tavolino e ragionare, cioè vedere laddove ci sono le condizioni per questa, per l'applicazione naturalmente dell'IMU sulle strutture che vengono coinvolte appunto la Chiesa Cattolica, è una discussione che secondo me è aperta, certo. Però credo che vada riconosciuto è comunque l'impegno che attualmente in questo momento la Chiesa Cattolica sta esprimendo soprattutto nel servizio ai poveri. Allora, voi siete Alessandra e Renata, sì. Due volontarie dell'Opera di San Francesco di Milano, la notte di Natale avete scelto di stare qui a prestare la vostra testimonianza con i poveri. Esattamente. Perché? Perché questa scelta? Allora, prima io, come esperienza, io sono volontaria da 13 anni presso questa struttura. È stata sempre un'esperienza molto, molto positiva, quest'anno per me è un anno un po' eccezionale, un po' particolare per la mia vita privata, e ho voluto dedicare proprio la sera di Natale a questa nuova esperienza che normalmente non faccio. Alessandra, la notte di Natale qui? Allora, intanto è il mio turno normale, proprio qui. Io qui vengo sempre molto volentieri, è 3 anni che faccio volontariato presso l'Opera San Francesco e fin dalla prima volta sono sempre stata molto convinta di quello che ho fatto. Poi vengo qui, tante persone le riconosco, mi salutano. Ormai siete tutti amici. Sì, infatti, no, poi io sto proprio bene qui. Mi diceva prima il vostro presidente che c'è bisogno sempre di nuovi volontari che vengano, quindi cosa diciamo, che è un'esperienza? Positiva al 100%, invogliamo anche a chi magari è incerto provare questa esperienza, che è tutto positivo e che lo arricchisce di qualcosa che magari certe volte noi non abbiamo. Può far paura, però poi è una cosa molto bella. Molto bella e che fa bene all'anima. Soprattutto. E allora buon Natale. Grazie. Adesso andiamo fuori a salutare tutti gli amici. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie.